La nomina a maestro di cappella dell'Accademia Filarmonica di Verona, avvenuta il 5 gennaio 1771 e conservata in questo registro del nostro archivio, se vogliamo, è il coronamento del primo incontro di Mozart con la città di Verona. Giunto nella nostra città il 27 dicembre 1769, Mozart è accolto con affettuoso entusiasmo da tutta la popolazione. I nobili fanno a gara nell'invitarlo nelle proprie dimore, dove egli ha modo di ammirare le collezioni artistiche e i famosi giardini, in particolar modo quello celebre dei Conti Giusti. Viene invitato al Teatro Filarmonico per assistere all'opera Ruggero di Guglielmi e, insieme al letterato Michelangelo Locatelli, visita la città, soffermandosi in particolar modo sulle antichità romane, quindi l'Arena e la collezione epigrafica dell'Accademia Filarmonica di Verona, oggi Museo Lapidario Maffeiano. Perciò sarebbe di gran vantaggio a questa nostra Accademia, la quale nella musica, poesia e belle lettere ha avuto sempre nome dappertutto della più segnalata e distinta, questo insigne giovane fosse ascritto maestro di cappella dell'Accademia Filarmonica. Thank you.
Castelvecchio fu costruito su un preesistente fortilizio romano nel 1354 come residenza difensiva della signoria scaligera, a nord della città lungo il fiume. Nei secoli ha subito numerose trasformazioni ed è famoso nel mondo come sede del Museo Civico, per il quale Carlo Scarpa ha realizzato nel secondo dopoguerra un magistrale intervento di restauro e allestimento. Subito, entrando nella Galleria delle Sculture, si respira l'atmosfera magica della città medievale e delle arti al tempo di Can Grande della Scala, imbattendosi nelle imponenti sculture espressive del maestro di Sant'Anastasia. E qui, camminando, si scopre un po' alla volta la statua di spalle elegante a grandezza naturale di Santa Cecilia, con le lunghissime trecce che adornano la sua schiena e l'organetto in una mano. Ed è qui che ora ci appare, a sorpresa, il famoso ritratto di Amadeus Mozart all'età di 13 anni, ripreso mentre suona su un antico clavicembalo le battute di un allegro in sol maggiore, e rivolge lo sguardo verso la figura della santa patrona dei musicisti, immagine eloquente della società veronese e delle sue arti, quasi per renderle omaggio. Questo ospite illustre si può ammirare oggi a Verona grazie al prestito di una collezione privata e a un originale progetto scientifico condiviso e costruito insieme alla Fondazione Cari Verona e con la collaborazione dell'Accademia Filarmonica. È un grande ritorno a Verona del bambino prodigio che in viaggio con il padre Leopold in Italia fu applaudito nel gennaio del 1770 per una serie di stupefacenti esibizioni pubbliche cittadine.
12 marzo del 1770, alle 7 della sera. Leopold Mozart, che sta accompagnando il figlio Wolfgang in un viaggio di studi per l'Italia, scrive, annota queste piccole parole sulla partitura di quello che è il primo quartetto di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto cosiddetto di Lodi, numero K80, in sol maggiore. Mozart, dopo un viaggio, in carrozza probabilmente, deve aver avuto delle bellissime idee musicali in testa e decide di annotarle immediatamente non appena arriva alla locanda della posta di Lodi, dove soggiornerà, sente la necessità di scriverle e di riportarle su carta, in un quadernino di 20 cm per 15, e scrive tre movimenti. Questi tre movimenti, adagio, allegro e il minuetto finale, ricordano molto la scuola italiana del periodo. Galuppi è molto in voga a Venezia, i concertini a quattro strumenti di San Martini, i quartetti di Boccherini. Tutto questo tipo di composizioni sono ancora in tre movimenti, non in quattro come poi saranno invece i quartetti canonici più avanti. È un periodo di grande transizione musicale. Non c'è ancora una vera e propria forma del quartetto definita. Basti pensare, per esempio, che Charles Barney, che sta viaggiando in quegli stessi periodi in Italia, quando arriva a Padova, assiste ad un concerto e vede che tutti i violoncellisti stanno ancora suonando con la posizione da viola da gamba sull'arco e non sul violoncello. Si stupisce molto di questo. È curioso perché nello stesso anno muore Tartini e nasce Beethoven. Si capisce, insomma, che ci sono veramente moltissimi periodi storici, musicali, che in questo momento stanno interagendo tra di loro. E questo primo quartetto di Mozart rispecchia benissimo tutta questa commistione di stili. Si rifà molto alla scuola italiana, si sente molto la cantabilità italiana, non è ancora pragmatico come saranno poi invece i colleghi tedeschi, e cerca veramente l'essenziale. Le parti musicali sono sempre molto fresche e mai eccessivamente sviluppate. È un quartetto suddiviso in tre movimenti, tutti in sol maggiore. L'ultimo deciderà, probabilmente proprio perché gli era piaciuto particolarmente questo primo quartetto, deciderà di scriverlo tre anni dopo, a Salisburgo. Siamo di fronte a uno dei pochi ritratti autentici di Mozart, 11 censiti, qui a 13 anni, ed è preceduto da quelli a 6 anni, realizzati in occasione delle sue esibizioni a Versailles e che sono dunque ritratti ambientati. Un ritratto dunque dal vero e documentatissimo. Qui Mozart è a Verona, ci riporta ad un preciso momento. Siamo tra il 7 e l'8 gennaio del 1770, alla tappa scaligera del primo dei suoi tre viaggi in Italia. Il pittore ferma Mozart con le mani sulla tastiera del clavicembalo datato. La postura è quella di tre quarti e con lo sguardo rivolto verso di noi. Lo riconosciamo senza dubbio grazie al confronto fisionomico con gli altri suoi ritratti certi a nostra disposizione.
corrispondono gli occhi azzurri, il naso leggermente pronunciato, la fossetta sul mento, il lobo carnoso delle orecchie, le dita non affusolate. Lo riconosciamo poi per il particolare dell'anello al mignolo destro. Si tratta infatti dell'anello con opale circondato da diamanti, donato a Mozart non dall'imperatrice Maria Teresa, come a lungo si è creduto, ma dal principe Fürstenberg. Leopold Mozart, nel 1772, durante un altro dei suoi viaggi in Italia, soggiornando a Bolzano in una sera durante una bruttissima tempesta di pioggia, scrive comunque una lettera alla moglie e alla figlia, che erano rimaste a casa, dicendo che tutto va bene, è soltanto una bruttissima giornata di pioggia, tanto che dalla noia Wolfgang si è messo a scrivere un 4. Curiosa questa dicitura del 4, perché al tempo ancora non c'erano i veri e propri quartetti d'archi, come sono costituiti adesso, come sono contemplati in questi giorni. Al tempo ancora non c'era una vera e propria forma di scrittura del quartetto. Si poteva pensare a delle sonate a quattro, a dei concerti a quattro. Questa parola quattro, con una T sola tra l'altro, che scrive Leopold, indica però il secondo quartetto, il K-155, composto tra Verona e Bolzano. È un altro curiosissimo esempio di indicazioni nella partitura a livello di quartetti di Mozart. È il primo dei sei milanesi e interessante è vedere che, per esempio, nel manoscritto, nella parte del violoncello, c'è ancora la dicitura violoncello e basso. Questo lascia intendere che molto probabilmente non era eseguito unicamente da quattro esecutori, ma era sicuramente accompagnato o da un continuo, o addirittura da un violone, oppure addirittura per una formazione d'archi.
Per la realizzazione del vero ritratto furono necessarie parecchie pose, scrive il padre Leopold alla moglie a Salisburgo, che costringono lui e Wolfgang a rinunciare all'invito a pranzo del vescovo Grimani. Questo è comprensibile per la meticolosità esecutiva e della restituzione dei particolari. La pittura accademica dell'autore si rivela nella delicatezza della resa cromatica, abbinata ad una restituzione attentissima e meticolosa dei particolari. Si legge infatti perfettamente lo spartito musicale posizionato sul leggio, di cui ci dirà il maestro Andrea Marcon, e si tratta di un preciso documento riguardo la sua presenza a Verona. E la sua esibizione presso la chiesa di San Tommaso, il cosiddetto Allegro di Verona. Era dunque necessario far rientrare nella composizione anche il contorno del violino appoggiato sul bordo del clavicembalo. Ma si notano anche i dettagli, le passamanerie del vestito rosso di Mozart, che abbinato alla carnagione chiarissima e al rosa tenue delle guance, si staglia limpido sullo sfondo lasciato in penombra. La sobrietà della composizione così raggiunta, pur ricca di tanti particolari, esalta l'eleganza del giovane musicista e indirettamente anche della sua stessa musica. Il quadro è comunque ricco di moltissime informazioni e particolari e forse anche rivela alcune incongruenze. Guardiamolo un po' più nel dettaglio. Innanzitutto viene rivelata con questa scritta sopra la tastiera, viene rivelato l'autore dello strumento, Giovanni Celestini, Veneto, 1583. Si tratta quindi di uno strumento rinascimentale e probabilmente era parte della collezione degli strumenti del nobile Lugiati. E lo stesso Lugiati quasi sicuramente era molto orgoglioso di questo strumento. Infatti il Celestini era uno dei principali costruttori di strumenti a tastiera del XVI secolo. Però una prima incongruenza ci viene rivelata proprio dall'estensione della tastiera. Questa tastiera, come potete vedere, termina con la nota più acuta che è il Do. Nella composizione però che Mozart sta forse componendo, perché vedete anche il dettaglio del calamaio, questa composizione rivela un'estensione che arriva al Re, quindi un tono sopra rispetto all'estensione della tastiera. Non solo, proprio all'inizio del brano, un po' nell'ombra del compositore stesso, vediamo il Sol grave. Questo Sol grave proprio non esisteva negli strumenti a tastiera del XVI secolo.
La prima cosa che ho pensato è che forse può trattarsi di una spinetta rettangolare, perché le spinette rettangolari del Rinascimento a volte arrivavano fino al fa. Però comunque, in ogni caso, anche la spinetta rettangolare non arrivava mai nei bassi al sol grave. Quindi queste sono delle incongruenze che possono anche far pensare che forse la corrispondenza tra partitura e tastiera non sia una corrispondenza totale, e forse quindi che la partitura è stata trascritta dal pittore in un secondo momento. Anche perché, ecco l'ultima incongruenza, nella partitura stessa dipinta sopra che leggiamo sopra il leggio, possiamo vedere anche degli errori musicali, degli errori di trascrizione. Per esempio questa scala fa re mi fa sol la, invece di fare si do re, leggiamo fa re mi fa sol la do re re la fa re. Evidentemente un errore, perché lì le note dovevano andare per gradi congiunti, e quindi è il pittore, certamente non Mozart, che sbaglia nel trascrivere le note. Ecco, tutti questi aspetti vengono rivelati da un quadro che apparentemente può dire e non dire, però più si entra in profondità, più sono aspetti che rendono questo quadro vivo, davvero come se si trattasse di una partitura musicale. Thank you.
Le giornate veronesi di Mozart non furono però esclusivamente turistiche. In quei 15 giorni, infatti, egli poté esibirsi nei primi due concerti pubblici in Italia, il 5 e il 7 gennaio, e posare per il famoso ritratto veronese, commissionato da Pietro Lugiati, l'intendente generale di Venezia, in stanza a Verona. Dalla Biblioteca e Museo dell'Accademia Filarmonica siamo passati ora nella Sala Maffeiana, o meglio, la Sala della Conversazione, come era chiamata all'epoca. Proprio in questo luogo, il venerdì 5 gennaio 1770, Mozart diede il suo primo concerto pubblico in Italia, di fronte a copiosissimo concorso di nobiltà. Due giorni dopo, invece, si recò alla chiesa di San Tommaso Cantuariense per donare la propria arte all'intera popolazione suonando i due organi. Purtroppo dei due strumenti oggi ne rimane solo uno, il magnifico strumento in cornu Evangeli di Bonatti del 1716. Quelli del 5 e 7 gennaio però non sono gli unici due concerti documentati di Mozart a Verona. Infatti, come ci racconta Leopold, il padre, in una sua lettera, il 17 marzo 1771 egli suonò nuovamente a casa di Lugiati e quasi sicuramente in quell'occasione ebbe modo di ammirare il proprio ritratto. Il sesto quartetto di Wolfgang Amadeus Mozart, in si bemolle maggiore, K159, è un altro degli esempi della musica scritta in Italia per quartetto d'archi. È curioso, il secondo movimento di questo quartetto è l'unico allegro scritto in modo minore, in quanto tutta la produzione mozartiana, i primi sette quartetti scritti in Italia, sono tutti nel modo maggiore. Il primo e il terzo movimento sono sempre quindi in modo maggiore. Decide invece questa volta di iniziare con un andante per poter così finalmente scrivere un secondo movimento, un allegro, in sol minore. Ed è decisamente impetuoso, si sente anche già un romanticismo, possiamo dire, un albore di romanticismo in quello che decide di scrivere. Finalmente anche un pochino di sfogo a livello di nervoso e di carattere proprio del compositore. In tutti questi sette quartetti è sempre molto presente la mano del padre, che corregge e scrive, annota, aggiunge dei trilli, aggiunge degli abbellimenti, cambia delle legature o addirittura a volte gli boccia per intero alcuni movimenti o alcune parti. Nel secondo movimento, Mozart figlio, inizialmente decide di scrivere allegro vivace. Il padre però decide che l'allegro era più che sufficiente. A nostro avviso, l'allegro vivace di Mozart era decisamente più brillante e più appropriato. Si intuisce forse già la straordinaria capacità di Mozart di cogliere esattamente anche nel testo e nelle indicazioni di movimento quello che vuole trasmettere sulla partitura. Thank you.
La musica di Mozart ora si infonde idealmente dalla galleria delle sculture in ogni sala e il ritratto lancia un dialogo con altre opere esposte. È quasi parlante la relazione a specchio con un altro singolare ritratto di bambino sui 13 anni, molto popolare, il fanciullo ridente di Caroto. Mentre un altro capolavoro di Caroto, a cui il museo ha appena dedicato una monografia, il padre Tempo, Cronos, gira la sua clessidra per dirimere una lotta aerea tra verità e l'inganno. Veritas filia temporis. A tempo di musica sfilano in museo varie figure femminili, concertanti, che si prodigano in raffinate melodie in opere di Monsignori, Zenotti e Tintoretto. Mozart padre, nella corrispondenza a casa, non ci rivela il nome del pittore e questa esposizione contribuirà certo ad accertarlo. Va detto però che ricaviamo un nome degno di considerazione dalle note del suo viaggio, dove cita il signor Cignarolli, pittore, salutato prima della partenza da Verona il 10 gennaio.
indicazione cui dobbiamo aggiungere la parentela che lega Giambettino Cignaroli, celebre pittore fondatore dell'Accademia di Verona, che è nipote del committente del ritratto. È Pietro Lugiati, commissario generale di Venezia e appassionato melomane e impegnato a sua volta nella musica strumentale. C'è da aggiungere che Cignaroli stesso, nel suo diario, annota la sosta di Mozart a Verona. Ricorda l'ammirazione destata da Mozart, qual portento nel suonare il clavicembalo ed il violino. Da ultimo, proprio Lugiati, che vide realizzare il ritratto in casa sua, ci svela, entro la dimensione privata e amicale propria di una lettera, l'intento celebrativo di questo ritratto, contenuto anche nella tabella e nell'iscrizione appesa alla cornice. Egli scrive alla madre di Mozart nell'aprile 1770, dunque pochi mesi dopo l'esecuzione, e dice: Verona ha ammirato la persona più apprezzata, suo figlio, che si può dire sia un miracolo della natura nella musica. La grande ammirazione per il genio di Mozart, adolescente, che questo ritratto esprime, perdura nel tempo. È attestato dalla fortuna collezionistica dell'opera, da ultimo potrà sembrare prosaico dall'eccezionale cifra raggiunta alla vendita all'asta di qualche mese fa, oltre 4 milioni di euro. Thank you.
Mm-hmm.